Ricordiamo che le formazioni, per chi si ponesse ora in ascolto, il Parma gioca con Buffon in porta, maglia numero 1, divisa 3 con Balog a destra, numero 3, Valencia numero 4, Gagliò a sinistra, numero 5. All'indietro per Trainotti. Sbaglia Trainotti, Camara capisce tutto, uno contro due, Camara c'è vicino a lui un compagno, potrebbe darla, eccolo il passaggio, Jacoponi, la rete! Posizione regolare, Daniele Jacoponi. Minuto 6, sblocca il risultato, primo gol per lui con la maglia giallo-blu. Il Toro Valenti, Lautaro Valenti, 2-0, Parma che piace, trova il gol anche su calcio piazzato con l'argentino che è riuscito a staccare più o meno all'altezza del dischetto del rigore. Barbuti insacca la rete del 2-1, accorcia il Trento quindi al 20° con Riccardo Barbuti. Porta palla l'argentino, si muove Somme, subito di prima il passaggio dello svizzero, bene poi Brunetta che per qualità tecnica è davvero di altra categoria. Jacoponi punta il diretto avversario, buono il costeso, c'è la deviazione, c'è il gol. Jacoponi è andato, ha scartato Caporali, cross dentro e la tocca il 5, la tocca Trainotti, ancora per Kučka, buono il pallone in verticale a cercare Benek che si impegna poi bene di testa stavolta. Jacoponi, gran gol, no, Juric, gran gol, Juric, gran gol con il destro per il croato, davvero una volée quasi da tennista in bello stile, uno shoot pregevolissimo, palla nell'angolo basso alla sinistra di Cazzaro. Bello questo duello, lo perde purtroppo Siz, lo vince Pattarello che ha un buon passo. Ferrara, giocata interessante, poi ancora Pattarello che è un bel giocatore. Pattarello largo per Ferrara, Ferrara traversone, Colombia accenna all'uscita, poi ci ripensa e arriva il gol di Osugi che anticipa Balog, incertezza, 4-2 quindi, sesto gol del pomeriggio, Parma che torna a vincere 4-2 sul Trento. Le reti nel primo tempo di Daniele Jacoponi, di Valenti, di l'autorete di Trainotti e il quarto gol da parte di Juric, in mezzo l'1-2 parziale di Barbuti, poi è arrivato anche il 2-4 da parte di